vincerà! La New Team vincerà! Arti! 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 È mezzogiorno e mezzo. Dovrebbero entrare in campo ormai. Eh sì! Forza, Holly! Sei il più forte di tutti! Forza, Holly! Sei fantastico! Holly, facci sognare! Dovrebbe mancare poco ormai all'ingresso in campo delle due squadre che daranno vita alla prima partita della seconda fase eliminatoria in questo campionato nazionale. Ragazzi, entriamo di corsa! Andiamo, forza! Vai, forza! Forza, ragazzi! Siamo qui, Bruce, come ti avevo promesso! Ma c'è tutta la OTAN! Come vedi, Bruce, sono stato di parola. Eccomi qui a tifare. Forza, New Team! Dovete vincere anche per noi, se no che figura faremo con i nostri sostenitori? Non ti preoccupare, vinceremo! Questo lo dici tu, piccolo Sgorbio. Secondo me vinceremo noi. Ma chi è? Permetti che mi presenti, Ralph Peterson. E sarò io con la mia squadra a buttare fuori la New Team. Come ti permetti di dire... Stai calmo, Bruce! Sei tu, Oliver Hutton, vero? Ti volevo avvertire che oggi non toccherai palla, visto che sarò io a marcarti senza pietà. Holly, cerca di rimanere calmo. Lui dice queste cose solamente per innervosirti, ma è tutto un bluff. Ehi, tu, finiscila di parlare tanto, o sarò costretto ad ammonirti ancora prima che la partita abbia inizio. Sì, sì, lo so, ma io stavo solo scherzando. Non si preoccupi, signor arbitro. Ma guarda, gli avrei dato un pugno sul naso. Ci siamo, tutto è pronto. Le squadre sono schierate nelle proprie metà campo. Aspettiamo soltanto il fischio dell'arbitro. Questa partita, valevole per la qualificazione agli ottavi di finale del campionato nazionale, vedrà di fronte la New Team e la Arctic, grande sorpresa della fase eliminatoria. Ed ecco il fischio dell'arbitro, la partita è cominciata. Diamond per la New Team, porti avanti il pallone per poi appoggiarlo al suo capitano Oliver Hutton, che controlla e avanza a sua volta. Forza ragazzi, cerchiamo di segnare subito. Forza! Forza! Ce la faremo, sono sicuro. Voglio battere quell'antipatico di Ralph. Forza ragazzi! Eccolo che arriva. Poveri illusi, loro credono di poter vincere. Hutton allarga sulla sinistra per Carter, ma c'è l'entrata scivolata di Peterson. Peterson riconquista palla per l'Arctic e lancia lungo per un compagno. Ora ti faccio vedere come gioco io. Ma ecco l'intervento di Hutton, che aveva capito tutto e l'intercetta. Maledizione! Passala dietro, Holly! Ho già capito che Peterson non mi mollerà per tutta la partita. Dobbiamo giocare in modo intelligente se vogliamo vincere. Hutton, dopo aver saltato un uomo, avanza palla al piede. Esegue ora una splendida finta, facendo fuori altri due avversari. Sembra in splendida forma il campioncino della New Team. Hutton, sta attento, non credere che con me sia così facile. Hutton insiste nella sua azione. Ora è affiancato da Peterson, che fin dall'inizio delle ostilità è il suo marcatore fisso. I due si sgomitano, lottano duramente senza esclusione di colpi. Non mi molla. Non mi supererai mai, Hutton. Sono più forte. Accidenti, Holly non riesce a toglierselo dai piedi. Sarà uno scontro molto duro per lui. Ma dove è andato a finire? Sta attento, Hutton. Non credere che sia così facile con me. Maledizione. Il duello fra i due capitani continua. Peterson entra duro su Hutton, che perde l'equilibrio e finisce in terra. Per l'arbitro è tutto regolare, ma a nostro avviso forse l'intervento di Peterson era falloso. Comunque si prosegue. E questo è solo l'inizio.
Forza ragazzi, andiamo tutti avanti! Forza, recuperiamo! Una volta recuperata la palla, l'Arctic si distende in avanti. L'azione è molto veloce. Peterson avanza senza che nessuno lo contrasti. Avanza ancora Peterson e di piatto destro appoggia in direzione di Keith, che è libero come lui. Supera un avversario e rimette al centro. Non ci sembra ben piazzata la difesa della New Team, potrebbe trovarsi in difficoltà. Il pallone sta ora per essere controllato da Simpson, che però invece di tirare finta in favore di un compagno meglio piazzato di lui. Accidenti! Il pallone corre lungo il limite dell'area. Così va bene! Ora posso tirare in porta e sarà rete di sicuro! Peterson, che prontissimo, tira in porta al volo. Il portiere Parker si getta in tuffo, ma il tiro è molto potente ed è gol! Parker è battuto! L'Arctic è passata in vantaggio dopo pochi minuti dall'inizio della partita. Ce l'ha fatta! Avete visto, ragazzi? Ce la possiamo fare! Continuiamo così! Bravo! Peterson, l'autore del gol, viene festeggiato dai suoi compagni. La New Team non si aspettava certamente un avvio così difficile. È stata colpita a freddo ed ora la sua partita sarà tutta in salita. Chi l'avrebbe mai detto che dopo 5 minuti sarebbe passata in vantaggio? La New Team non deve perdere questa partita. Voglio essere io a eliminarla dal campionato. Mi viene da piangere. Coraggio, Patty. Vedrai che sarà proprio Ollie a mettere le cose a posto. Ha ragione. Ollie, ti prego. Hutton, che cosa ti avevo detto? Non ti farò toccare palla per tutta la partita. Non sarà così. Cosa ne pensi, Kirk? Non è male quel ragazzo dell'Arctic. Lo dovrò prendere in considerazione quando stilerò l'elenco dei convocati. In fondo ha messo in crisi la New Team in soli 5 minuti. Sì, ma vedrà che la New Team guidata da Hutton saprà reagire e capovolgere i risultati. Quel ragazzo è veramente un trascinatore, saprà dare la carica alla squadra e la porterà per la terza volta alla vittoria del campionato nazionale. Ne sono sicuro al 100%. Sembra proprio che tu sia innamorato del giovane Hutton, è il tuo pupillo, vero? Ragazzi, la partita è appena cominciata, non preoccupatevi. Abbiamo tutto il tempo per recuperare, quindi coraggio. D'accordo! Povero illuso. Non ce la farai a segnare contro di noi. Ricordati, Atto, sarò io a marcarti. La Doe si sta allenando. Ma non vedo Lenders, sapevo che era tornato. Eccolo lì, Lenders. È seduto su quella panchina. A vederlo da quassù sembra ridotto male. Forse ha avuto qualche incidente. Chissà dove è stato tutti questi giorni. Voi ne sapete qualcosa?
Chissà, quel ragazzo è un campione, ma alla volte si comporta in maniera strana. A meno che non sia stata un'idea dell'allenatore. Non credo. Il mister della Tau è una persona seria. Non ricorre quasi mai alla pretattica. Comunque, eccolo là. Andiamo a chiederglielo. Certamente, ci vado subito. Allora, signori, non ci sono grandi novità. La squadra è a posto e siamo pronti ad affrontare il campionato nazionale. Va bene, mister, ma ci dica qualche cosa di Lenders. Ha scoperto dove si era cacciato in tutto questo tempo? No, non lo so e non lo voglio neanche sapere dove è stato. L'unica cosa che posso dirvi è che Lenders non sarà in squadra per la prima partita. Che cosa? Ovviamente ora è la New Team che si lancia all'attacco, visto che deve recuperare il gol subito. Accidenti, l'Arctic fa sul serio. Sta battendo anche la New Team. Si deve essere caricata dopo aver battuto noi della Norfolk. Chi lo avrebbe detto che una squadra di esordienti potesse dar fastidio ad Atom? Raymond porta avanti la palla per la New Team. Carta un avversario e lancia Atom. Atom controlla, ma è subito affrontato da Peterson. No, non c'è niente da fare, Atom. Non mi supererai mai. Sei troppo lento. Non lo vedi? È inutile che insisti. Lascia perdere. È sempre così. Holly deve vedersela con il più forte degli avversari e non sempre riesce a spuntarla. Dobbiamo cambiare tattica. Atom è in difficoltà. Non riesce a superare Peterson. Ed ecco, ora ce l'ha fatta ed effettua un lancio in profondità. Forza, scattate in avanti e smarcatevi, così vi potrò passare il pallone. Eccoci! Il pallone finisce sui piedi di Mason, che si porta in attacco incitando i compagni. Terminiamolo, ragazzi. La difesa dell'Arctic sembra ben piazzata, sarà dura superarla. Non riesco a togliermelo di turno, è peggio di una sanguisuga. Ti seguirò fino all'inferno, Oliver Atom, ci puoi giurare. Devo inventarmi qualcosa. Devo essere più veloce. Non ti libererai mai, te l'ho già detto. Anche senza palla continua il duello tra Peterson e Arthur. Nel frattempo Mason effettua un tiro. Accidenti. Ma finisce nel nulla il primo tentativo della New Team di equilibrare le sorti della partita. Il tiro di Mason era ben indirizzato, ma troppo debole per inserire il portiere dell'Arctic. C'è da notare che Atom non riesce a inserirsi nella manovra della sua squadra per la continua ed asfissiante marcatura di Peterson. Dai, Holly! Holly! La New Team rientra subito in possesso del pallone. Diamond lancia Aston, sempre marcatissimo. Non ho mai incontrato un marcatore che mi mettesse tanto in difficoltà. Fino adesso è andato tutto bene, ma Holly è sempre pericoloso. Però devo stare molto attento se non voglio fare una brutta figura. Aston cerca disperatamente di liberarsi del suo avversario diretto. Non abbiamo mai visto il campione della New Team così ben marcato. Ehi, Holly, non insistere troppo. Prova a liberarti della palla. Noi siamo liberi, passala qua. Forza, Holly, passa quel pallone. È inutile, non riuscirete mai a pareggiare. Siete troppo deboli. Aspetta e vedrai. Ce l'ho fatta. Johnny, scatta verso l'area. Non si è liberato, ma Peter torna dietro, lo atterra con una brutta entrata. È un fallaccio che l'arbitro prontamente vede e fischia il calcio di punizione. Accidenti.
Holly, tutto bene? Sì, grazie, Bruce. Lo hai fatto apposta, ti ho visto. Stai calmo. Holly Hutton, il gioco del calcio è questo. Non è uno sport per femminucce. Quindi se hai paura, tornatene a casa. Holly, attento, questa è una provocazione. Non vi fate condizionare dal suo gioco duro. E rimanete calmi, lo fa apposta per innervosirvi. Tutti avanti, ragazzi! Forza, mettiamoci più grinta! Dai, Holly, questa volta ce la fai! La punizione è stata battuta da Diamond, che ha toccato per mezzo. Mezzo avanza, puntando la difesa dell'Arctic. Prova una triangolazione con un compagno e la cosa gli riesce. La New Team non è solo atto, me lo sta dimostrando. I tre centrocampisti della New Team sembrano scatenati. Ma che fate? Marcate stretti quei tre! Ora! Accidenti, mi sono distratto. Hutton approfitta di un momento di distrazione di Peterson e si libera. Forza, Ted, insisti così. Prova a passare Holly che è libero. Va bene. Carter giunge al limite del fondo campo e prontamente crossa per lo smarcato Hutton. Ma il pallone è deviato da un difensore e cambia traiettoria. Hutton è costretto ad una rincorsa per recuperare il pallone. È inseguito da tre avversari che cercheranno in tutti i modi di ostacolarlo. Ma Hutton è più veloce ed è lui ad arrivare prima sulla palla. Proverò a fare una rovesciata, è l'unica cosa possibile. Ralph Peterson, prova a fermarmi adesso se ci riesci. Hutton salta altissimo per colpire di testa. Dai, Holly, che ce la fai? Che cosa credi di fare? Incredibile! Hutton prova a rovesciare, ma è contrastato ancora da Peterson. Ma come ha fatto a saltare così in alto? Quel Peterson ha le molle ai piedi. L'intervento di Peterson in acrobazia è stato stupendo. È un vero atleta il numero 7 dell'Arctic. Ce l'ha fatta! Corra! Tutto bene, Holly? Ti sei fatto male, Holly? No, sto bene. Andiamo forti, ragazzi! Evviva, evviva! Corra! Non riuscirò mai a segnare con quello lì. Sarà molto dura per la New Team riuscire a superare la difesa dell'Arctic. Peterson è decisamente il difensore più forte che abbia mai visto. Sì, in effetti è un difensore insuperabile. Fra l'altro ho saputo che è un duro e che non guarda in faccia nessuno. È più che un duro. Theo Seller. Noi della Norfolk lo conosciamo bene, Peterson. È stato lui ad eliminarci. Philip, quando dice che Ralph è un duro è troppo buono, in realtà è capace di spezzarti le gambe. Perché? Che ha fatto contro di voi? Ci ha tartassato per tutta la partita commettendo falli a ripetizione. Chiunque gli capitasse a tiro subiva un brutto fallo. È per questo che lo abbiamo soprannominato lo spezzagambe. Non dovrebbero permettere a gente come Peterson di giocare al calcio. È troppo violento. Pensate, non c'era uno di noi alla fine della partita che non avesse i segni dei tacchetti di Peterson da qualche parte. Sembrava di essere in un campo di battaglia. Tutti si lamentavano per i colpi ricevuti e lui era lì che rideva. Ve l'ho detto, non è normale. È un killer. Spero proprio di non incontrarlo mai. Accidenti, mi ha ferito ad una gamba. Speriamo che non sia niente di grave. Senza Holly rischiano di perderla questa partita. Sei sicuro di farcela, Holly? Certo, sto bene, non ti preoccupare. Holly, devi stare attento, cerca di evitarlo. Quel Peterson entra soltanto per far male. Sì, hai ragione, ci proverò. Continua a provocarmi.